La Proloco di Lido di Classe ha inviato nei giorni scorsi una lettera di protesta firmata dal presidente Terzino Giorgini e indirizzata alla giunta, al presidente, all'assessorato al turismo dell'Emilia-Romagna, al prefetto, alla polizia municipale e al consiglio comunale per denunciare numerosi problemi che presenta la località e che ancora non hanno trovato una soluzione. Quali sono i problemi che interessano Lido di Classe? Sono tanti, ma i più urgenti sarebbero quelli delle strade, dei marciapiedi, del passaggio a livello, della zona bloccata tanti anni fa, ma con una recinzione spaventosa, inaccogliente, pericolosa, perché passano i daini sia di giorno che di notte, più di notte, ecco, causando anche degli incidenti che potrebbero anche rendersi mortali. Segnalato tante volte questa pericolosità in merito a questa recinzione, ma nessuno è mai intervenuto. Ho letto che ha inviato una lettera di protesta indirizzata sia alla giunta che al prefetto, alla polizia e nessuno... Ho mandato a tutti, compreso anche il presidente della regione e l'assessore regionale al turismo. Ecco. E poi l'ho mandata anche a tutti i capigruppi di ogni partito, perché per me valgono tutti, anche se non sono in giunta. E secondo lei quali sono gli interventi che si potrebbero realizzare per risolvere questi problemi? Gli interventi, se non vengono progettati, mai potranno essere finanziati e quindi bisogna che smettino di raccontarci solo delle parole, ma che intervengano, perché la gente è stanca. Abbiamo il ponte su Fiume Savio che va realizzato una passerella il prima possibile per evitare un morto, perché le biciclette, i motori passano sia da destra che a sinistra ed diventano uno stradello stretto e può causare anche un incidente. Noi chiediamo un adeguamento, insomma, ecco, una passerella a fianco di questo ponte. Viale Caboto è da oltre 20 anni che lo si chiede solamente a parole. Adesso non sappiamo se venga realizzato nel 2021 e in che modo viene realizzato e in quanti stralci. Questa, noi viviamo esclusivamente di turismo, non abbiamo altre risorse, come il campeggio che è ancora chiuso da 3 anni, come un parco giochi che ha vinto il bando e l'ha chiuso. Insomma, questo paese che gli manca, è bellissimo, ma gli mancano i servizi.